iniziamo con le domande a Casarini. Chi vuole iniziare? Francesco, sì. Buonasera Federico, altra prova di sostanza convincente, la sua come quella della squadra, l'abbiamo vista anche andare a fare del lavoro sporco quando era ora, cioè andare a chiudere, a spedire il pallone in fallo laterale senza andare tanto per il sottile, cioè con lo spirito giusto per affrontare una semifinale playoff che portava a casa come ha fatto oggi l'Alessandria. Buonasera a tutti, sì, credo che la partita era quella lì, era una partita di sacrificio, di palle sporche, come abbiamo fatto tutti. Purtroppo i precedenti in questo campo non erano sempre stati a nostro favore, anzi quasi mai, quindi comunque dovevamo fare una partita un po' diversa dalle altre e ci siamo riusciti, perché questo era l'importante, e tutti abbiamo dato quello che ci aspettavamo, cioè il massimo. Loro sono una squadra forte, una squadra che non sono in semifinale a caso, una squadra organizzata, una squadra che in questo campo qui comunque fa veramente bene, gioca bene ed è fastidiosa. Quindi abbiamo fatto un'ottima prestazione, peccato per il gol preso, però c'è da dire che comunque siamo in una semifinale playoff, se non concedi niente agli altri saremo già primi dal campionato. Evidentemente dobbiamo giocarci fino alla fine e il 2-1 credo che sia per noi un ottimo risultato, sapendo che poi comunque la gara di ritorno sarà una battaglia comunque, ecco. Altri interventi? Imma, prego. Allora, innanzitutto Casarini, due domande, ci prendiamo subito. Allora, come si dice il proverbio, chi inizia bene è già metà dell'opera, su questo concorda Casarini? Ma diciamo, se si può dare una percentuale, siamo 51-49, dai, non ci sbilanciamo. Abbiamo fatto un passo in avanti oggi. E l'altra domanda, Casarini, gliela voglio fare perché lei era già intervenuto anche nella nostra trasmissione del Museo Grigio e l'abbiamo accennato a questo fatto qua. Io personalmente ho sempre avuto grande, sempre piaciuto il giocatore Casarini, ricordando che lei viene da categorie importanti e da squadre importanti. Però devo anche dire che con la cura Longo finalmente io rivedo il Casarini che hanno le aspettative che io avevo quando avevo saputo che Casarini sarebbe stato un giocatore dell'Alessandria. Ha avuto un periodo un po', mi permetta di dirlo, anonimo, adesso diventa proprio il Casarini che detta il tempo, il Casarini uomo di esperienza, il Casarini pedina fondamentale di questa Alessandria. Innanzitutto ti ringrazio, io ho già ribadito appunto che, insomma, come hai detto te, ho avuto un periodo, sì, probabilmente al di sotto delle aspettative, ma al di sotto delle mie aspettative anche soprattutto. Diciamo che ho avuto dei, si possono chiamare problemi, tra virgolette, perché problemi seri sono altri, però insomma non ero proprio in sintonia con la situazione che c'era prima. Il mister di adesso comunque mi ha dato qualcosa che mi mancava, qualcosa in più, qualcosa su cui lavorare e rincorrere, diciamo, quella comunque prestazione, ecco, di Casarini Federico, e l'ho ricercata fin dal primo giorno, mi sono messo lì, comunque ho lavorato come ho già detto, e quello per me era la base, ritornare ad aver fiducia in me stesso, in quello che facevo. Poi il campo credo che mi abbia dato ragione, ma questo non vuol dire che prima fosse colpa solo di qualcun altro. Logicamente, ripeto, le colpe sono di tutte, me le prendo anch'io. Col mister che c'è adesso, logicamente, ho avuto una spinta in più e per questo comunque devo ringraziarlo, ecco. Mimma, vai pure adesso. Federico, dicevo, al di là di tutto, questa è una partita in cui ha un strategico ruolo del centrocampo, con il rischio di andare forse anche a volte in inferiorità con il 3-5-1-1, 3-5-2 dell'Albino Neve. Un rischio che non avete praticamente mai, forse perché avete accorciato tutti gli uomini e avete annullato per esempio il regista, che genio di che non si è praticamente sostanzialmente mai visto. Come avete lavorato su questo, come avete preparato questo tipo di approccio tattico? No, sì, noi abbiamo preparato la partita come
come spiegato, nel senso che comunque il play loro Genevieve era una, per loro una risorsa importante, quindi cercavamo un po' di oscurarlo, così ci metteva poi di fare parità numerica in mezzo al campo. E è logico che, come ripeto, è una squadra organizzata, è una squadra forte, perché bisogna dare anche atto di questa cosa qua, e i meriti all'avversario. E sapevamo che dovevamo fare una parità di sacrificio, quindi comunque cercare di togliere spazi agli avversari, cercare di non permettergli di fare delle transizioni importanti, che è la loro forza, perché poi quando ripartono in tanti e sono molto molto pericolosi, perché hanno giocatori comunque di qualità e di gamba. E abbiamo cercato comunque di fare il massimo, abbiamo concesso veramente poco, e adesso sappiamo cosa ci dobbiamo trovare al ritorno, e speriamo comunque di fare un'altra prestazione importante come abbiamo fatto oggi. Fabrizio? Dalla tua prestazione, nella quale abbiamo, direi, già discusso, non si direbbe che tu sei reduce dal Covid da così poco tempo. Come sta procedendo la tua, condizione? No, mi sento stanco, sì, però bene, perché comunque secondo me quando ti trovi adesso in una semifinale playoff, o comunque a giocare dei playoff da protagonista con Alessandria, non ti devi far trovare pronto in qualsiasi caso, in qualsiasi stato ti trovi. Comunque ho dovuto stringere i denti, ma come ho fatto poi tutti gli altri, per amor del cielo. Adesso chi riesce a fare qualcosa in più è a livello anche di testa, di motivazione. Questo ormai credo che sia la base, perché giocando ogni 3-4 giorni logicamente si otterranno dei risultati importanti solo se si crederà veramente a quello che sta facendo, perché le gambe poi è una conseguenza, andranno da sole. Credo che la base sia la testa. Questo è un gruppo che vuole assolutamente giocarsi una finale importante, e per provare a raggiungere un obiettivo che è un obiettivo, credo che una squadra, una società, una città sta sognando dall'inizio, e soprattutto sta sognando da anni. Questo è il nostro sogno anche, e quindi parlare di stanchezza non mi sembra giusto. C'è, ma credo che ce l'abbiano anche gli altri, come ce l'hanno tutti. Quindi adesso solo la motivazione farà la differenza, che questa noi ne abbiamo tanta. Bene, se non abbiamo altri interventi, liberiamo Casarini. Volevo ancora chiedere una cosa, Casarini. Sì, Mario. Allora, Casarini, da giocatore che è in campo, quale atteggiamento non dovrà avere l'Alessandria mercoledì con la Vigoretta, per permettere di dire, evitare quegli assalti al tipo coppe europee, quei minuti di recupero interminabili, magari con la squadra che non ha più nulla da perdere, in quel caso la Vigoretta rivolta in attacco, che fa tremare veramente le coronarie ai tifosi di questa situazione? Certo, no, è logico. Sappiamo che dal primo minuto sarà una battaglia, sappiamo che loro verranno lì per vincere, perché sono obbligati a vincere, e noi siamo obbligati a fare una prestazione importantissima. Questo vuol dire comunque che andremo lì per ottenere un risultato, non ci chiuderemo, non vogliamo ottenere un pareggio all'ultimo secondo. Noi andiamo lì per fare la nostra prestazione, per ottenere un risultato importante, per chiudere la partita. È logico che sappiamo però che siamo in casa, sappiamo contro chi giochiamo, sappiamo che abbiamo un vantaggio, sappiamo che sono una squadra forte che gioca di ripartenza. Dovrà essere quasi questa partita qua, una partita comunque da giocare sui dettagli, sugli scontri fisici e sulle seconde palle. Questo ci aspetta, lo sappiamo, e ce lo dobbiamo mettere in testa oggi, perché se crediamo che al ritorno sia una partita semplice, o comunque che Fabino Leff verrà per tanto per, abbiamo sbagliato e ne pagheremo in conseguenza. Sono sicuro che faremo una prestazione di sostanza e per far gol. Poi è logico, non è semplice, e questo lo sappiamo. Ci aspetterà una guerra, ecco, questo siamo pronti e non vediamo l'ora di farla.
Bene, grazie per il vostro intervento. Chiudiamo qui. Buona serata a tutti.